Oh my god! Ho finalmente aggiustato questo volante. Perdonatemi, non ho fatto vedere nulla, cioè non ho registrato nulla a riguardo, ma vi faccio io un riassunto di quello che è stato, perché sono state veramente... È un mese che ce l'ho. Un mese. Ed è stato un lavoraccio enorme. Allora, che cosa è successo? Il volante, ok, è arrivato qui da me. Per problemi di calibrazione, ok? Appena si accendeva il volante e si collegava alla console o al computer o quello che sia, il volante faceva così, girava di qua e rimaneva così, ok? Non finiva l'autocalibrazione, perché questi qua sono è il volante Logitech G29, ok? E ha la funzione di autocalibrazione appena gli si dà corrente, ok? Quindi lui dovrebbe arrivare di qua, poi andare dall'altra parte, ok? E alla fine centrarsi, ok? E lui si è calibrato, sa esattamente dov'è il centro, va bene? Solo che questo non succedeva. Perché non succedeva? Non ne avevo la più pallida idea, perché non ho mai aperto nessuno di questi oggetti qua. Non me ne è mai arrivato uno fino a questo momento, ok? E il problema è sulla scheda, ok? In questo caso è stato sulla scheda. In questo caso, va bene? Allora, come prima cosa, che cosa ho fatto? Mi sono documentato perché chiaramente, come ho detto, non sapevo assolutamente nulla a riguardo, va bene? Mi sono documentato un po' in giro che cosa è che provoca questo problema, eccetera. Alcuni hanno detto è il sensore. Allora, qui c'è un sensore magnetico, ok? E all'interno del motore c'è un magnete che gira, ok? Per sentire il movimento del motore. Ok? Se il sensore è guasto, chiaramente il chip dice: oh, qua dov'è che è la mia posizione? E quindi non fa nulla. Lui rimane confuso. Ok? E allora che cosa ho fatto? Ho provato a scollegare. Ok? E ho guardato, magari faceva un problema diverso. Si comportava in maniera diversa, no? Invece no, uguale. E allora ho guardato un attimino qua sulla scheda e poi ho visto una cosa un po' più grave, ok? Così è, cioè nei primi 10 minuti gli ho dato un'occhiatina, a parte che comunque è anche complicatissimo da smontare, ragazzi, è una cosa allucinante. Allora, vedete, ecco qua, è una zona dove ho lavorato, ok? E adesso vi indico tutto, se trovo le mie pinzette, eccole qua. Allora, perdonate, lo sto tenendo in mano e quindi potrebbe essere un po' shaky shaky. Allora, questo componente qua era letteralmente esploso, ok? Bruciato. Ha lasciato addirittura, si vedono ancora i marchi neri sulla scheda, ok? Era letteralmente andato in fumo, in frantumi, ok? Allora ho detto, vabbè, allora se questo qua non funziona, chiaramente non può indicare ai motori, perché questo è un MOSFET di potenza, ok? Qua passa la corrente, vedete? Questi sono i cavetti per i due motori, il sinistro e il destro, ok? E se uno di questi non funziona, chiaramente i motori non possono essere controllati bene, no? Bene. Allora ho provato a cambiare questo. Ho comprato dalla Cina, è arrivato in 2 settimane. Ho cambiato, ho provato, cambiato niente. Sempre lo stesso identico problema. Appena si accende, gira il volante tutto a sinistra e si pianta lì. Ok? E allora che cosa ho fatto? Sono andato un attimo a informarmi di più sul sensore, ho fatto qualche misurazione, eccetera. Allora, queste qua sono tutte resistenze da 0 ohm, ok? Magari una resistenza era bruciata e non indicava al chip, al processorino, la corretta posizione, no? Ok? E allora sono andato a misurarmi un po' tutto, ho fatto un reflow, ho risaldato un attimo, tutto perfetto, nessun problema. Ho riprovato, niente di zero. E allora sono passato di qua, ok? Ho smontato, questa è la schedina del sensore. Al di sotto qua c'è un chip. E il chip è questo qua, ok? Eccolo qua. Al di sotto di qua c'è questo chip qua, che è un 363ABB o B8 o quello che sia, insomma. E questo è responsabile appunto di sentire il campo elettromagnetico del magnete che è posto al di sotto qui, ok, sulla scheda, per determinare la posizione se c'è il movimento oppure no. Allora magari ho detto, ma può essere che sia anche difettoso, eh? Giusto? E allora ok, ho comprato anche quelli. E
Sono arrivati oggi, ho cambiato il chip e ho provato niente, zero assoluto. E allora ho detto, ma c'è qualcosa che non va allora, magari ho provato la continuità fra questo, ok, e questo connettore qua, magari c'è un filo interrotto, spezzato, non lo so, ma mi dava continuità, ok? Allora ho detto, magari c'è un problema di continuità fra questo connettore e il chip. Ho controllato. Dov'è che vanno queste quattro resistenze qua? 1, 2, 3, 4. Vanno su questo angolino di qua. Rispettivamente proprio su questi primi quattro piedini. 1, 2, 3, 4. Ok? Allora ho pensato, a questo punto è proprio un problema di chip, no? Non mi veniva in mente altro, perché se il chip magari è parzialmente difettoso a causa di quello che è successo qui, magari è esploso questo, e gli ha mandato un segnale indietro. Al chip, perché è il chip che controlla questo, no? Ok, questo è questo. Quindi magari gli è tornata indietro corrente e si è bruciata quella parte di circuito relativa appunto al sensore, a quello che sia, no? Ho detto va bene, ok, allora provo a comprare una scheda. Però poi mi sono fermato lo stesso, ho detto, ma vuoi vedere che magari c'è qualcos'altro? Allora sono andato comunque, tornato qua e sono andato ad investigare, ok? E qui ho trovato comunque un altro paio di cose. Allora, ho trovato questo diodo qua che era in cortocircuito ancora, quindi anche questa traccia qua era in cortocircuito e non me ne ero accorto inizialmente. Allora, pensando così, ho detto se qua non gli arriva corrente, chiaramente questo motorino non può girare dall'altro lato per tornare in posizione e indicare la posizione, no? Magari il sensore non poteva fare niente perché finché il motore non gira anche nell'altro verso, non può completare l'autocalibrazione. Allora ho cambiato questo, ok? Cambiato questo, adesso la corrente gli arriva al motore, ok? Però comunque non riusciva a fare nulla, uguale, sempre stessa identica cosa. E allora ho detto, ma proviamo a vedere che cosa c'è attorno qua, magari c'è qualche cosa. Ho provato a misurare qui in diodo, modalità diodo, ok? Modalità diodo su questi piedini qua, ok? Perché questi sono i gate di questi MOSFET qua, ok? Questi sono dual power MOSFET e infatti questo è un ingresso, questo è cioè questa è un'uscita e questa è l'altra uscita e qua c'è un ingresso unico. E poi ci sono i due gate rispettivi per far uscire di qua o far uscire di là, ok? Allora sono andato a controllare, no? Modalità diodo qua a posto, mi sembrava un valore a posto, ok? 0,6 è a posto, non è in cortocircuito, no? Ok, qua, ok, va bene. Non sembra ci sia nulla. Ho detto magari si è bruciata queste resistenze qua. Ho controllato. Niente, 3 kilo ohm questa, 3 kilo ohm quella. Allora sono andato più su. Sono andato più su. Queste resistenze qua. Controllato. Perfette. E poi sono arrivato qui. Questo piccolo qua, transistor. Questo è un transistor PNP 40 volt 200 mA e 250 milliwatt, mi pare. E questo è quello che controlla appunto questo gate. Ma allora ho detto, come mai c'è 0,6 se magari questo è difettoso, ok? E sono andato a misurare. E tra l'altro è uguale a questo. E questo sopra ha il marchio 2A. È in formato pacchetto SOT23. E sono tutti e due uguali. 2A, 2A. PNP transistor. Transistor PNP. E allora sono andato a controllare, no? Modalità diodo, massa qua, cioè rosso qui, e sono andato col nero a misurare qui e misuravo 0,6. Da questa parte misuravo 0,6 e da quest'altra 0,6. E questo mi ha insospettito, perché i transistor PNP dovrebbero avere tecnicamente tre valori diversi. E poi sono andato a misurare questo allora, no? E questo infatti mi dava 0,7, 1,4 e 2, qualcosa, se non ricordo male, ok? Magari potrebbe essere invertiti, ma insomma mi davano tre valori diversi. E niente, allora ho detto, ah, vedi mo che ti ho trovato? Allora, l'ho staccato e ho provato a misurarlo ed era completamente in cortocircuito, fra se stesso. Cioè questo era collegato a 0 ohm con questo, 0 ohm con questo. Tutto quanto. Ecco perché non riusciva a controllare il MOSFET. E non riusciva a terminare la calibrazione. Adesso, io qua non avevo lo stesso identico, però ha
avevo casualmente, anche se ho sbagliato a ordinarlo perché l'avevo ordinato per dei alimentatori PS4 e ho ordinato comunque il pezzo sbagliato, ok? Però in questa occasione è venuto anche bene, ok? E questo qua ha il marchio W1W, che è un PNP transistor, però è da 20 volt e 25 mAh, quindi è più piccolo come caratteristiche, ok? Ho detto, ma mal che vada, si brucia il chip, cioè si brucia il transistorino. E vabbè, so, non è adeguato e vado a comprare questo. Ma intanto proviamo. Mal che vada, lo stesso, si brucia di nuovo questo. Vabbè, ho comprato 10 pezzi di questo, faccio la sostituzione, non è un problema. Allora, ho provato. E tornando indietro. Ok, sono andato qui. Bene, perfetto. Allora, a questo punto ero pronto. Ho collegato la corrente perché questi qua servono necessariamente il loro alimentatore, ok? Deve essere collegato, altrimenti non funzionano. E alcuni dicono che ci sono problemi anche qua sotto dove si attacca appunto il connettore, magari ogni tanto non è infilato bene, eccetera, e non fa la calibrazione per questo. Allora, la corrente c'è. Ora serve solo il software della Logitech per completare, la procedura, ok? Quindi io. Aspettate che vi aggiungi cattura la finestra. Logitech, eccolo qua. Ecco, vedete? Adesso dovreste riuscire a vedere, però me lo metto più piccolo. Non c'è necessità che sia così grande. Ok, e bisogna collegare la periferica, ok? Il volante. Allora si prende il cavo USB. Ok, io sono su computer, chiaramente. Ok, cavo USB. E lo vado a collegare. Appena si collega, eccolo qua. Perfetto. Ecco, adesso è perfettamente calibrato. Vedete? Si gira il volante e lui gira. Eccolo qua. C'è un po' di, come si può dire? Il centro ha un po' di gioco da 6% a 6%, quindi c'è un 12% di gioco libero. Ma va bene così. Bene, quindi ecco, se avete un problema con questi volanti, adesso qua è stato il caso che appunto è stato letteralmente bruciato un chip, ok? Può anche capitare perché durante l'uso questi qua continuano a fornire corrente ai motori, ok? Quindi sono in costante stress. È normale che possa esserci un inconveniente sui chip. Quindi, se avete problemi di calibrazione, non riesce a completare, si blocca il volante da un lato rispetto che a un altro, date un'occhiata alla scheda, se non riuscite con le normali procedure, magari il cavo non è inserito bene, provare a fare un reset, provare a fare una calibrazione su Windows o non lo so, o su console se lo permette, eccetera. Se tutte le normali procedure che vengono indicate in internet e nei manuali di servizio, dei manuali d'uso del volante, potete provare ad andare ad aprire il volante e guardare un attimo sulla scheda se non ci sia qualcosa di bruciato in questa zona qua o altro. E anche il fatto stesso che magari voi collegate a USB, però non succede nulla. Magari c'è un problema con la porta USB, ok? O un problema con il firmware, ok? Quindi ecco, io vi ho raccontato la mia storia intanto su questo volante qua. Va bene, spero che comunque sia stato interessante e istruttivo per qualcuno che magari ha questo problema. Se avete comunque bisogno, io sono qui. Scrivete sotto commenti se avete domande, dubbi o richieste. E niente, lasciate un like come sempre, iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!